raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Quest'oggi raga siamo qua tornati con la reazione alle vostre clip di Brawl Stars. Tra l'altro tra qualche giorno inizierà anche la reazione alle clip di Rocket League, quindi se avete delle clip sia di Brawl che di Rocket, mi raccomando, giù nella descrizione trovate sempre il solito modulo, mi raccomando inviatemele là. E quindi partiamo subito da Deckshop con Energetic. Ok, sta pushata, mi piace, li affronta entrambi. Sì, un po' azzardata perché i power up comunque erano quello che erano, ma lui nel chilling li devasta. Prossima clip, abbiamo, mi sa, un'apertura di 32 casse enormi. Non sappiamo però di chi, di dove, di quando e di perché. Sappiamo solo che è nella season 4. Per ora è un po' uno scamming. Ecco, appunto, per ora è un po' uno scamming. E vabbè, gadget. Siamo verso la fine, non ha trovato nulla, poveraccio. Però nell'ultima cassa, sapete, cioè proprio qua c'è, vabbè, non l'ultima, ma quasi. Mi Energetic, 27 milioni di casse per trovare Energetic, ma non finisce qua ragazzi, non ci credo. Tutte queste casse sicuramente porteranno a far sì che lui, esattamente non ora, ma... No, ora, trovi Tara, e non è che nell'ultima cassa magari... Attenzione, questa è la cassa degli dei, me lo sento... No, Star Power, zio. Prossima clip, ci troviamo nelle mappe della community. Allora, il nostro amico Dark non ha power up, deve affrontare in primis un Edgar con 6 e in secondis con 14. Quindi io non so come possa effettivamente, mamma mia, riesce a saltare, tranquillo e spensierato. Questo è particolare, ragazzotti miei, perché appunto come fa a vincere? Vabbè, a parte che l'Edgar, lasciamo perdere che ha preso il teletrasporto e è andato a suicidarsi. Però deve affrontare quest'altro con 14 power up. Quindi vediamo, siamo nella parte finale. Niente, c'è questo Edgar che saltella qua là, ma non conclude. Conclude nulla. Dark con coraggio va nel centro. Vedi. Beh, zi, qua. Ok. Ah, ecco, ho vinto così. Beh, comunque, diciamo che gliel'ha messa per bene in quel posticino dove non batte il sole, ecco. Prossima clip, abbiamo Sosy Joppy scritto in un modo nuovo. C'è solo la mega cassa. Noi speriamo che allora sia quella la cassa giusta. Se mi ha inviato la clip, qua usciranno tipo 10 skip. Eccoli qua, 11 skip. 6. Sì. Beh, comunque, almeno un luminoso ce l'abbiamo. Eccolo. Sandy. Non ci credo. Comunque, raga, esce sempre Sandy. Il primo leggendario è sempre Sandy. Ma che è sta cosa? Ma che è? Ma cosa sto guardando, raga, sotto i miei... Qua cassa Brawl. Vado, eh. E vai. Vediamo. Leon, non ci credo. Non ci credo. Leon. Cioè così proprio. Non ci credo. No, vabbè, Leon. Ma non ha senso. Che bottaccia di Kulen. Sì, oh, di fatto lo è. Oh mio Dio, Leon. Però no, non ci posso credere. Oddio! Scusami, vabbè. Perché uno dovrebbe mai registrare l'apertura di una cassa Brawl? Non ci credo! Leon! Prossimo clip, abbiamo Dark God con stecca, mancano 13 secondi. Era un doppio rimbalzo fatto, cioè così, proprio passando in mezzo, molto tranquillo e anche molto spensierato, a mio avviso. Prossima clip, abbiamo Dade. 6 skip! Sì, ragazzi! Che ha 6 skip nella mega cassa. Andiamo. Raga, non ci credo, sei skip, abbiamo trovato qualcosa. È qualcosa, ma cosa di fatto? Skip luminoso, 3, 2, 1. Ah, corvo, Ica! Ica, i timpani, scherzavo, in realtà i timpani. Non ci credo! Ok, credo che possiamo riascoltare. Non ci credo, Ica, niente, ha trovato il corvo, credo sia molto contento il nostro amico. Prossime clip, abbiamo, non lo so, credo GR Fede, qualcosa mi dice che lui, anche se la palla ce l'ha Surge, ma di chi è la clip? Ah no, forse è di Surge invece, cioè che poi non è Surge, ma Edgar, ma avete capito. Va avanti, indietro, destra, sinistra, in realtà fino a quando non capirà dove andare, ecco, finalmente ha trovato, non è vero, ha cambiato idea. È lì indeciso, non sa che fare, probabilmente tornerà indietro, non è vero, ha trovato... alla fine non ha concluso nulla. È di Fede, l'avevo detto io. Prossima clip, abbiamo Mari... Come cacchio si chiama? Dicevo, prossima clip, abbiamo Maribel con una mega cassa che di fatto aspetta la scritta. Non ha aspettato il saltellino, ma comunque il 6 c'è. Il 6 contenutistico c'è, ovviamente è un leggendario. Vabbè, non è un leggendario, ma è un... beh, un cromatico mitico. Cromatico medico, ma comunque buono. Prossima clip, abbiamo Jix Ali06 che deve aprire tre cose: cassa Brawl, cassa enorme,
Ma non è italiano. Se troviamo robe incredibili, secondo me è scammata. Se troviamo cose chillate, manca solo la mega cassa. Sta caricando. È bella potente, ha caricato tantissimo. No, è un 6, allora credo sia legit. Ma vediamo cos'è che troviamo in questa cassettina. Troviamo un Sandy, classico. Classico, giustamente. Primo leggendario, proprio scritto. Ragazzi, è sempre così. Primo leggendario, Sandy. No, e poi Jigsaw lì non è scammata, è sua perché è italiano. Ma c'ha anche una mega cassa del cammino dei trofei. E non è che magari qua la sta ancora caricando parecchio. Niente però, nulla. Prossima clip, e già da questi primi secondi infatti mi puzza di qualcosa che non ha senso. Perché cioè, è impossibile vincerla, è letteralmente impossibile. Quindi a parte che già volendo avrebbero potuto vincere. Però vediamo, perché magari potrebbe capitare il miracolo degli dei. Ma cosa ha fatto il Beryl? Perché è rotolato via? Perché cosa sto guardando? E niente, alla fine mi sa che vince comunque. Più 9. Ma io dico no! Prossima clip. Così, apertura di una cassa. Ah! Molto interessante. Vabbè, sarà un tre gadget, si è già capito. Basta vedere, guarda. Eccola. Due, vai il terzo. Olà. Beh, maybe, ok. Però non dice nulla lui. Prossima clip con Facecam. È vecchissima la clip perché sto guardando io clip molto vecchi. Infatti qua non esisteva manco il pass. Attenzione. Beh, senti skip. Ragazzi, ma... stavo registrando un video. Ma no. In cui shoppavo due mega. First reaction shock. In effetti il first reaction shock qua ci sta bene. Cioè, ha trovato Piper e Maxine. Però vabbè. Esatto. Buono, buono. Prossimo clip abbiamo che praticamente ci deve illustrare un bug. Effettivamente qual bug c'è stato, ragazzi? Il bug c'è stato, si è teletrasportato dall'altra parte. È riuscito a sopravvivere, ci riprova. Vabbè, se riesce ancora. Vabbè, allora sì, c'è un bug, ma non così tanto. Cioè, è un bug, però. Capito, no? Prossima clip. Bello sto iPad. Ma in realtà aveva già trovato Ambra, ragazzi. Ma raga, mi sa che era la cassa Brawl, perché in basso a destra non vediamo. Cioè, dovrebbe esserci. E vai la cassa. No! Andiamo avanti con Nab e qualcosa. 33. Che? Non ci credo! Non ci che credo, trova lui? Ragazzi! Non ci credo! Porca miseria! Ragazzi, non ci credo! Ho trovato lui! Ragazzi, non ci credo! Ok! Ragazzi, non ci credo! Non ci credo! Non ci credo, ragazzi! Prossima clip abbiamo Vita. Allora, vabbè, appena iniziata la partita, tante lo stanno distruggendo sti Colt. Che team, non rimane con uno di vita. Ma attenzione, perché lui distrugge il primo. Arriva anche Leon e lui scappa, tranquillo, spensierato. Distrugge l'altro, distrugge. Alla fine li ha distrutti tutti. Prossima clip, parte così. Allora, in realtà vediamo un 6, ma c'era già Energetic. Quindi sono almeno 7, sì, sono 7, abbiamo due skip luminosi. E... vabbè, gadget. Però adesso troverà sicuramente il corvo, ragazzi. Però non è il primo brawler, perché è il secondo, infatti, vedi, perché il primo brawler dei 5 è sempre solo Sandy. Prossima clip abbiamo non so chi, forse Dog XD con Pocho, ha già la ulti, sta procedendo, fa un po' di slalomization, un po' a destra, un po' a sinistra, stecca, non lo prende, nessuno lo prende e riesce a farci anche sto rimbalzino. GG per Dog che li ha devastati. Bella Raxor, purtroppo non c'è l'audio e metterò le scritte sopra. Va bene, ma vediamo. Box the opening fa. Ah, in classe. No, peccato, in classe magari sentivamo la lezione del prof di italiano. Cioè uno spike, tutto editato. La censura a caso. Effetti messi totalmente a caso. Giusto, è così che si fanno i video. Prossima clip abbiamo Frasco. O Frascotto forse. Con Eugenio alla ulti. Ha prima grabbato e poi ha tirato. Prossima clip abbiamo non so chi, che deve andare ad aprire qualche cassettina. Regà, non c'è Shunka. Il socio, signori di Supercell, il socio. Secondo me, regà, qua non ci può uscire più niente. L'ha detto, ricordatevi. Comunque lui si chiama Bono il Kebab. Sì. Allora, se ci esce qualcosa, vi dovete scrivere. Se mi esce qualcosa vi dovete 19. Prego. Doppio skip luminoso. Vi dovete iscrivere. Buona Bibi. Ora qua leggendario sicuro.
zio, adesso. Guardate. Adesso, non esageriamo. Regà, per questo episodio un po' particolare, direi che possa essere tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se così fosse, mi raccomando un bel like, con iscrizione, campanellina, tattica tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.